Buonasera e bentrovati a questo primo appuntamento con il Novellino. Che cos'è il Novellino? Beh, il nome suggerisce un buon bicchiere di vino novello, ma in realtà si tratta di una straordinaria raccolta di brevi novelle. Poco si sa di quest'opera, se non che le novelle furono raccolte in Toscana verso la fine del 1200 e che furono scritte dal più fecondo degli autori, vale a dire il celeberrimo anonimo. Pare che al Novellino abbia attinto persino il Boccaccio e pare che dopo il grande successo del Decamerone, le novelle, dalla sessantina che erano in origine, non si sa bene come, ma siano diventate anch'esse 100. Prodigi della moda. Ma per i nostri aperitivi estivi ne abbiamo scelto solamente alcune argute che hanno per protagonisti, guarda un po' il caso, i giullari, ovvero attori, commedianti, buffoni, insomma, tutta gente di dubbia reputazione. Ah, un consiglio, non lasciatevi impressionare dal dire antico. Siamo sicuri che, letto da noi, anche l'italiano del 200 sarà facile come bere un bicchiere di Novellino. Quarta novella. Di come un giullare si compianse dinanzi ad Alessandro d'un cavaliere, al quale egli aveva donato per intenzione che il cavaliere gli donerebbe ciò che Alessandro gli donasse. Più chiaro di così? Ascoltate il racconto e andrà molto meglio. Mentre Alessandro assediava la città di Giadre con una gran moltitudine di gente, un nobile cavaliere era fuggito di prigione ed essendo davvero povero in arnese, decise di andare da Alessandro, che faceva regali generosi, molto più belli di quelli degli altri signori. Mentre era in cammino, trovò un giullare abbigliato come un gran signore. Il giullare gli chiese dove andasse. Il cavaliere rispose: "Vado a chiedere ad Alessandro un aiuto affinché io possa tornare al mio paese con un po' di decoro." Allora il giullare rispose: "Ti regalo io ciò che vuoi e tu in cambio mi donerai ciò che Alessandro donerà a te." Il cavaliere rispose: "Donami un cavallo per cavalcare ed uno per portare la soma, e vestiti e soldi sufficienti a ritornare alla mia terra." Il giullare donò quanto chiesto ed in concordia cavalcarono verso Alessandro, il quale aspramente quel giorno aveva combattuto la città di Giadre. Era appena tornato dalla battaglia e si faceva disarmare sotto un padiglione. Il cavaliere e il giullare si fecero avanti. Il cavaliere presentò la sua richiesta ad Alessandro, umile ed educato. Alessandro non disse nulla, né fece rispondere ad altri. Il cavaliere si separò dal giullare e si mise in cammino per ritornare alla sua terra. Si era allontanato da poco il cavaliere, quando i nobili cittadini di Giadre portarono le chiavi della città ad Alessandro, con pieno mandato d'obbedienza al loro nuovo signore. Alessandro allora si volse verso i suoi baroni e disse: "Dov'è il cavaliere che mi chiedeva un dono?" Allora si mandò a cercare il cavaliere che aveva chiesto un regalo al re. Il cavaliere venne ed Alessandro parlò: "Prendi, cavaliere, le chiavi della nobile città di Giadre, te la dono volentieri." Il cavaliere rispose: "Mio sire, non mi donare una città, dammi piuttosto oro o argento o vestiti, a tuo piacere." Allora Alessandro sorrise e ordinò che gli si dessero 2000 marchi d'argento. E si dice che questo fu il dono più misero che Alessandro avesse mai fatto. Il cavaliere prese i marchi e li diede al giullare. Il giullare allora andò da Alessandro e con grande insistenza domandò che gli si facesse giustizia e tanto fece che arrestarono il cavaliere. E davanti ad Alessandro presentò il suo reclamo: "Mio sire, io trovai costui in cammino, gli domandai dove andasse e perché. Mi disse che andava da Alessandro a chiedere un regalo. Con lui feci allora un patto, gli feci io un regalo ed egli mi promise in cambio ciò che Alessandro gli avesse regalato. Ora,
Egli ha rotto la promessa perché ha rifiutato la nobile città di Giadre e ha preso i marchi. Perciò io, dinanzi alla vostra signoria, domando giustizia e che mi diate la differenza fra la città e i marchi. Allora il cavaliere parlò e per prima cosa confermò il patto stretto. Poi disse: ragionevole signore, costui è un giullare, un uomo di spettacolo, e non poteva avere in cuore la signoria di una città quando stringemmo il patto. Il suo pensiero andava all'argento e all'oro, e io l'ho pienamente soddisfatto. Perciò prego la tua signoria di provvedere alla mia liberazione, sentito anche il parere del tuo saggio consiglio. Alessandro e i suoi baroni liberarono il cavaliere ed elogiarono la sua grande saggezza. Che cosa ne dite? È stata giusta, secondo voi, la sentenza di Alessandro? Anche voi pensate che un giullare non possa essere un buon governante? Allora, brindate con me alla saggezza del cavaliere. Alla salute. Noi siamo Marvel.